Salve a tutti, io sono Caleco84 e questa è la seconda puntata della guida per principianti a Space Engineer. Oggi, come suggerisce la porta dietro di me, parleremo di rotori. Ma che cosa sono i rotori? Esistono due tipi di rotori, grandi per le navi grandi e le stazioni e piccoli per le navi più piccole. I rotori grandi hanno la particolarità di poter essere utilizzati sia all'interno che all'esterno di una struttura. Come vedete, i blocchi vengono piazzati normalmente. I rotori piccoli invece possono essere usati solo esternamente a una struttura. Come vedete, qui il blocco va, qui invece no. Ma che cosa posso creare con un rotore? E come funziona esattamente? Beh, è tutta questione di fantasia e di necessità. Infatti, i rotori ci permettono di creare molte cose. Appendici rotanti per le nostre navicelle, fari di segnalazione, porte scorrevoli, pinze giganti, torrette difensive, catapulte. Insomma, le possibilità sono limitate solo dalla nostra fantasia. Passiamo ora a vedere come funziona un rotore. Tanto per cominciare occorre avere un rotore, una superficie e un reattore. Dopodiché sarà sufficiente entrare nel pannello di controllo del reattore e notare che è possibile selezionare il motore. Selezionandolo noteremo che abbiamo varie opzioni: la coppia frenante, la velocità, il limite inferiore e il limite superiore. La coppia è la forza con la quale il motore, una volta avviato, spingerà la propria rotazione. La coppia frenante, al contrario, è la forza con cui il motore tenderà a fermarsi una volta spento o una volta raggiunto il limite inferiore o superiore che avremo impostato. La velocità invece sono le rotazioni al minuto del motore. Il limite inferiore e il limite superiore invece indicano il massimo grado di rotazione consentito al motore. Se per esempio noi adesso posizioniamo tre blocchi sul motore formando una L e rientriamo sul pannello, selezioniamo la velocità per esempio 30, e avviamo il motore, ok, il motore inizierà a girare. Se noi adesso lo spegniamo, lasciando la coppia frenante a 0, come potete notare il motore continua a girare, perché non ha freni. A questo punto noi mettiamo un po' di freno, per esempio 4 kN, ma il motore rallenta molto lentamente, quasi impercettibile direi. Quindi proviamo invece a mettere una coppia frenante più alta e il motore si blocca istantaneamente. Ora, se noi mettiamo anche un limite inferiore e un limite superiore, mettiamo inferiore a 12 e il superiore a... no, troppo. Ok, 340. Il motore si blocca a 340 gradi in quest'angolo. E se invece gli diciamo di girare al contrario, lui girerà e si blocca anche dall'altro lato, come vedete. Se invece proviamo a eliminare il limite inferiore, il rotore inizierà a girare all'infinito. Se lo dovessimo far andare al contrario, molto probabilmente si fermerebbe al limite superiore che abbiamo impostato. Un'ultima nota importante riguardo i rotori è il fatto che non sono conduttori di corrente. Infatti, se io posiziono una luce su questa torre, posizionata su un rotore, e vado al generatore, noteremo che non è disponibile alcuna luce. Infatti, per farla funzionare, devo montare un altro reattore apposito per questo faro. Vado nel suo menu, e qua il riflettore è presente. Lo accendo, lascio lì il reattore perché altrimenti il faro si spegnerebbe. Dopodiché posso accendere il rotore e abbiamo creato un piccolo faro. E con questo si conclude il mio secondo tutorial riguardante questa volta i rotori. Se avete curiosità al riguardo, non esitate a chiedermele nei commenti. Cliccate su mi piace, iscrivetevi al mio canale e al prossimo video. Ciao ciao!